Sono Simone, 43 anni e faccio il gondoliere. Io faccio questo mestiere per tradizione e sono 22 anni che faccio questo mestiere. È molto molto complicato, sì, soprattutto al periodo estivo, logicamente, che stiamo molte ore su un'imbarcazione asimmetrica. I due piedi hanno, ovviamente per tutti, ma per una professione unica al mondo come quella del gondoliere, hanno una funzione basilare per mantenere l'equilibrio non solo del gondoliere, ma della barca e degli occupanti della barca. È una professione che è normata da una instabilità totale. La gondola è una barca asimmetrica con un fondo diverso destra e sinistra. Il gondoliere ha un piede avanti, uno indietro, costantemente col tallone sollevato. Deve vogare e spingere con tutto il corpo, ovviamente. Quindi peggiore è il carico sui piedi, peggiore sarà tutta una serie di compensi che vengono messi in atto per permettere al gondoliere di condurre la gondola. Penso alle anche, alla schiena, alle spalle. Non per niente sono i miei pazienti preferiti, perché riescono a farsi male grosso modo ovunque e molto spesso. Contro il mio interesse ho cominciato a usare le ortesi Fortotics, che permettono al gondoliere una maggior stabilità, un miglior appoggio sull'arcata plantare e quindi un beneficio a monte su tutte le articolazioni. Andrea Balbi guida la categoria dei gondolieri. Al termine di una giornata di lavoro, quali sono i benefici che l'utilizzo del Fortotics vi dà? Beh, sono totali. Dalle gambe, le ginocchia, la schiena, le spalle. Prima si tornava a casa con dolori ovunque che perduravano ovviamente per più giorni. Adesso invece con il plantare ci sente bene, rilassati e senza dolori. Io ho bisogno di fare questo lavoro, di stabilizzarlo in questo senso. Ci dà più stabilità e quindi noi lavoriamo, facciamo lavorare il corpo meno per trovare l'equilibrio. Chi lavora tutti i giorni, i gondolieri, anche chi si allena tutti i giorni, pensiamo ai regatanti. Regatanti soprattutto nel momento della cavata, che è l'inizio della regata, no? Quando si dà il massimo per dare l'abbrivio all'imbarcazione, e l'equilibrio diventa ancora più instabile perché vogano proprio in punta di piedi, e quindi con i plantari sono trovati benissimo. Quindi anche la performance nell'atto sportivo, diciamo così, competitivo, è alquanto migliorata grazie ai Fortotics. Sono più di 3 anni. Ho cominciato con qualche gondoliere, cambiando anche un pochettino il tipo di ortesi Fortotics. Devo dire che ho raggiunto l'Optimus, lavorando sempre con lo stesso tipo. Devo dire che i gondolieri, poi, che ovviamente fra loro ciaccolano, come dicono qua, si sono trovati estremamente bene, soprattutto molto meno stanchi la sera. Oggi parliamo di una professione, di una categoria veramente di nicchia, però quante persone fanno lavori usuranti e potrebbero trovare nei Fortotics un valido alleato? Chiunque, mi verrebbe da dire, è il nuovo modo di affrontare la distribuzione del carico sul piede. Io sono il primo, li ho sperimentati su di me, prima di proporli ai gondolieri, io li ho provati su di me, che ho un piede cavo, un supinato pazzesco, e devo dire che io li porto al lavoro, a casa, li tolgo per dormire praticamente. Eccezionali.